Se anche tu come me utilizzi già Ubuntu sul tuo PC, dovresti veramente aggiornare subito la nuova versione Ubuntu 22.04. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nel corso di questo video vedremo proprio come aggiornare un PC che già monti una versione precedente di Ubuntu alla nuova release 22.04 di aprile 2022, alla quale ho dedicato un video qualche tempo fa. Se l'argomento ti interessa e vuoi quindi vedere in pratica proprio come aggiornare il tuo PC, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, quindi questo è il PC che andremo ad aggiornare. Si tratta di un Dell XPS 15 in versione 2019, che in questo momento monta appunto Ubuntu 20.04. Come vediamo, ci sono alcuni programmi, come ad esempio Google Chrome, che sono stati installati utilizzando il repository fornito direttamente dal produttore, che in questo caso è Google, mentre alcuni altri di questi programmi sono stati installati utilizzando il repository integrato in Ubuntu, mentre altri ancora sono semplicemente degli zip che io ho scaricato dal sito del produttore o in una cartella e che sto utilizzando come semplici binari. Tutto questo per dire che questo non è un computer di laboratorio, ma è un computer veramente utilizzato per lavorare, e in particolare un computer che sta funzionando con questo sistema operativo fin dall'aprile 2020. Quindi, in linea di massima, se riusciremo ad aggiornare un computer come questo alla nuova Ubuntu 22.04, mi sento di dire che nella maggior parte dei casi l'aggiornamento dovrebbe poter essere completato senza problemi. Bene, prima di procedere con l'upgrade vero e proprio dovresti assolutamente svolgere un backup completo del tuo PC, ovvero come minimo fare una copia di tutti i documenti e i tuoi file importanti che conservi sul PC. Questo perché in linea di massima la procedura di aggiornamento non ha problemi e conserva tutti i file e tutti i programmi installati in questo momento, ma siccome lo sappiamo che la sfiga ci vede sempre benissimo, può capitare un qualsiasi problema che ti tagli completamente fuori dal PC. Meglio ancora, invece di fare un backup dei singoli file, personalmente ti raccomando di creare un'immagine di tutto il sistema, ovvero una fotografia del disco attuale bit per bit, che ti consentirà, in caso ci sia un qualsiasi problema in seguito, di ripristinare la situazione attuale pre-aggiornamento tramite pochi click. Allo scopo ci sono moltissimi software che puoi utilizzare. Il più famoso probabilmente è Acronis True Image, che però è un programma a pagamento. Mentre invece, rimanendo tra le alternative free, ci sono Clonezilla, che è una soluzione open source, oppure Macrium Reflect. Ad ogni modo, fai riferimento all'articolo che ho pubblicato su turbolab.it con tutte le informazioni sui software per creare un'immagine del tuo disco. Ritornati al nostro desktop di Ubuntu, siamo pronti a proseguire con l'aggiornamento. Quindi, per prima cosa, apriamo il nostro browser su questo indirizzo turbolab.it/306306. È la nostra guida, nella quale dovremo, appunto, ingrandisco un po' così si vede meglio, copiare i comandi necessari. Quindi scorriamo in particolare fino a questa indicazione dove c'è scritto di aprire il terminale. Quindi apriamo il terminale, ad esempio cliccando nel qua sotto sui puntini, e possiamo cercare terminale. Eccolo qua. Una volta aperto il terminale dobbiamo utilizzare questo comando, appunto, per aggiornare tutti i pacchetti della versione corrente di Ubuntu all'ultima versione. Quindi questo è il comando da copiare, battiamo invio. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante. Quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Dunque, questo comando non sta svolgendo l'aggiornamento ad Ubuntu 22.04, sta semplicemente aggiornando tutti i pacchetti attualmente disponibili per Ubuntu 20.04 all'ultima versione. Questa, nella mia esperienza, è una di quelle cose che fa la differenza rispetto a portare a termine l'aggiornamento correttamente o meno. Ora, nel mio caso l'operazione è già conclusa proprio perché avevo aggiornato da poco, quindi non c'è null'altro da aggiornare. Ma a questo punto veniamo all'operazione di upgrade vera e propria, quindi di passaggio all'Ubuntu 22.04. Questo è il comando da copiare, quindi lo possiamo copiare, eccolo qua, e andiamo ad incollarlo all'interno del nostro terminale. Battiamo invio, ecco qua, e dovrebbe partire l'aggiornamento ad Ubuntu 22.04.
A questo punto potrebbero verificarsi due cose: o l'aggiornamento prosegue correttamente, come vediamo qui, appunto, ci viene chiesto di battere invio per proseguire con l'upgrade, oppure, come indicato qua sotto, potrebbero verificarsi alcuni problemi che interrompono l'aggiornamento. Allora, in caso venga visualizzata la scritta "nessuna nuova versione rilevata", basta riprovare aggiungendo il parametro meno D. Come ho indicato qui, il parametro meno D permette di forzare l'aggiornamento alle versioni in fase di sviluppo. Quindi, una volta che hai impartito questo comando, controlla bene prima di proseguire che ti venga suggerito di aggiornare ad Ubuntu 22.04 e non ad una versione successiva, che nel momento in cui registro questo video potrebbe essere ancora in fase di sviluppo. Se invece ti viene visualizzato questo secondo messaggio, c'è da fare un'altra piccola modifica. In particolare, come ho indicato qua sotto, devi modificare questo file e poi modificarlo appunto alla scritta prompt LTS, quello che trovi scritto dentro. A questo punto puoi lanciare il comando che dicevamo prima, quindi sudo do release upgrade meno D, per riprovare l'operazione. Io l'ho già fatto ed eccolo qua. Dopo una breve elaborazione ci viene chiesto di battere invio per proseguire. Eccolo qui, arriviamo alla fase più importante. Ci viene chiesto: do you want to start the upgrade? Oppure vuoi proseguire con l'aggiornamento, a seconda di qual è la lingua del sistema operativo? Veniamo avvisati appunto che ci sono dei pacchetti che non sono più supportati, che verranno disabilitati e sostanzialmente aggiornati, e non ci resta altro da fare che non battere Y per continuare. Eccolo qua. Ok, sono passati una decina di minuti ed è comparso questo avviso. In particolare ci viene segnalato che non è possibile riavviare il servizio di MySQL che io ho installato su questo PC. In realtà non è un grosso problema, perché basta premere OK per proseguire. In linea di massima questo problema è abbastanza diffuso, capita spesso con alcuni programmi aggiuntivi installati sul PC. Tutto quello che dovremmo fare è verificare alla fine dell'operazione che sia effettivamente possibile riavviare il pacchetto in questione. In caso così non dovesse essere, dobbiamo disinstallare tutto quanto e reinstallare la nuova versione dal sito del produttore. Così facendo, generalmente, almeno nella mia esperienza, si risolvono la maggior parte di questi problemi. Ok, ecco un altro messaggio di avviso. In questo caso ci viene segnalato che dobbiamo aggiornare Firefox. Infatti, nella versione Ubuntu 22.04 Firefox veniva installato in modo classico, quindi è un pacchetto .deb installato direttamente sul sistema operativo, mentre invece nelle versioni successive, nelle versioni più nuove, si tratta di un pacchetto snap. Quindi in questo avviso veniamo informati che verrà disinstallata la versione corrente di Firefox e verrà reinstallato il pacchetto snap. Ora, per questo momento, in questo momento durante l'aggiornamento, non possiamo fare altro se non battere semplicemente invio per proseguire. Però c'è uno svantaggio, ovvero il pacchetto snap è estremamente lento ad avviarsi. Quindi, una volta che abbiamo terminato, dobbiamo valutare un po' che cosa fare. Se quindi possiamo accettare questa lentezza nell'avvio, chiaramente bisogna provare, perché la situazione può cambiare parecchio da computer a computer, possiamo semplicemente ignorare questa cosa. Se invece vogliamo ripristinare il pacchetto precedente, basterà rimuovere lo snap e poi installare manualmente Firefox. Ho ricevuto ancora un altro messaggio di avviso. In particolare ci viene segnalato che questo file di configurazione è stato modificato rispetto alla versione fornita in dotazione ad Ubuntu 20.04, e la versione che ci è fornita dal gestore del pacchetto potrebbe sovrascrivere quella corrente, quindi dobbiamo decidere come fare. Ora, gestire questa situazione non è mai semplicissimo, in particolare perché è necessario vedere qual è lo specifico file che è stato modificato, perché ad esempio se abbiamo apportato esplicitamente delle modifiche potrebbe essere il caso di conservarlo, mentre invece se non sappiamo di che cosa si tratta, il file potrebbe essere stato modificato da un qualsiasi software installato sul PC, e quindi capire dove stanno le differenze è un pelo difficile. Possiamo sicuramente pensare di premere D per cercare di capire quali siano queste differenze ed analizzare un po' la situazione per capire cosa fare. Ora, in linea di massima, se non siamo sicurissimi di che cosa fare, io preferisco premere Y, battere invio, in modo che accettiamo appunto la versione del file che sta scendendo insieme all'aggiornamento. Quindi magari perderemo qualche opzione personalizzata rispetto all'installazione precedente, però saremo in una situazione più pulita di quella che otterremo in caso contrario. Sono quasi arrivato alla fine dell'operazione, mi viene richiesto se voglio rimuovere questi 150 pacchetti. In realtà va benissimo rispondere sì e battere invio, perché si tratta di pacchetti che sono stati generalmente sostituiti e questa fase fa parte dell'installazione standard di Ubuntu. Ok, è arrivato il momento della verità, l'operazione è terminata, ci viene richiesto di premere Y e battere invio per riavviare il PC.
Ebbene sì, direi proprio che l'operazione è andata a buon fine. Come vediamo qua sotto, il PC è stato aggiornato ad Ubuntu 22.04. Ecco il nuovo logo di Ubuntu, quindi in linea di massima l'aggiornamento dovrebbe essere andato a buon fine. Come vediamo qua sotto, la mia personalizzazione, quello che vedo immediatamente è che la mia disposizione del desktop è stata mantenuta, quindi le icone sono rimaste qua sotto. Per il resto vedo che ci sono già tutte le nuove personalizzazioni possibili all'interno di Ubuntu 22.04. Quindi qui ad esempio sotto Appearance, come vediamo, c'è la possibilità di selezionare i colori, che è una delle caratteristiche appunto della nuova Ubuntu 22.04. Per il resto GNOME 42 perfetto, la disposizione appunto delle icone e dei workspace è in orizzontale proprio come ci aspettiamo. Tutti i miei programmi sembrano essere stati mantenuti installati e per il resto direi proprio che l'aggiornamento è andato a buon fine. Ok, ho smanettato già qualche minuto con il nuovo Ubuntu, non ho trovato grossi problemi, però c'è una cosina importante che dobbiamo sistemare. In particolare, come ogni nuova versione di Ubuntu, quando viene aggiornato un aggiornamento, come in questo caso, vengono disabilitati i PPA custom. Quindi dobbiamo appunto cliccare qui sulla nostra dashboard, lanciare l'applicazione Software and Updates per trovarci davanti a questo pannelletto. La scheda che ci interessa in particolare è questo altro software che troviamo qua sotto. A questo punto, se scorriamo, dovremmo trovare una serie di pacchetti come questi che sono stati disattivati dalla procedura di aggiornamento. Ora bisogna dare un'occhiata perché chiaramente non tutti vanno riattivati, però se ne individuiamo qualcuno, come ad esempio questo che riguarda Surfshark, che è una VPN che ho installato, oppure il repository di MySQL, è meglio riattivarli. In particolare, per sapere se sono compatibili o meno, è generalmente sufficiente dare un'occhiata all'indirizzo del sito che viene presentato qua sotto, proprio perché se non è specificata una versione di Ubuntu, ma si tratta appunto di strumenti generici, di indirizzi generici come questi, viene generalmente installata la versione adatta al sistema operativo e quindi possiamo semplicemente ripristinarli, quindi riabilitarli di nuovo cliccando sulla rispettiva caselletta che troviamo qui di fianco. Quindi ce ne sono parecchi nel quale dare un'occhiata, io in linea di massima li conosco e già ho notato che ogni volta che ne clicchiamo uno la schermata ritorna in alto, cosa che trovo estremamente fastidiosa, ma questo è. Quindi scorriamo tutti i pacchetti, ripristiniamo quelli che ci interessano. In particolare potrebbe anche essere interessante per un pacchetto come questo, ad esempio, oltre a riabilitarlo, andare anche a modificare il commento per togliere questa indicazione che era stato disabilitato durante l'aggiornamento alla nuova versione di Ubuntu, per non fare confusione sul fatto che sia attivato o meno. Bene, da zanadeturbolab.it è tutto. Come al solito, fammi sapere tramite i commenti qua sotto com'è andata la tua esperienza di aggiornamento, se hai avuto qualche problema, se ti sei bloccato, se è andato tutto a buon fine. Tutto quello che ti passa nella testa fammelo sapere nei commenti qua sotto. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!